Dopo ben 28 anni passati ad avere i capelli lunghi, era arrivato il momento. 3, 2, 1. Tada! Ecco il mio nuovo taglio di capelli. Spero che vi piaccia. Ovviamente fatemi sapere se il taglio vi piace. Io l'ho fatto giusto 2 giorni fa, quindi mi devo un attimo ancora abituare. Mi sono dilungata abbastanza, quindi vi do il benvenuto in questo nuovo video. Non so bene che tipologia di video sarà, perché vorrei parlarvi dei miei prodotti preferiti del momento. Però alcuni prodotti preferiti sono anche finiti, quindi potrebbe essere un video dei prodotti finiti. Non lo so. Vabbè, diciamo che vi andrò a illustrare i miei prodotti preferiti dell'ultimo periodo, così direi che dovremmo essere abbastanza in tema. C'è un po' di tutto, dalla skincare al make-up, anche prodotti per la cura dei capelli, quindi c'è un po' un minestrone di roba. Il primo prodotto che ho adorato nell'ultimo periodo e che purtroppo ho quasi finito è questa mist per il viso di Lumen, non lo so. E questa qui è la Nordic Arctic Spring Water. Questa qui è una mist idratante per il viso che tra l'altro ha una nebulizzazione talmente fina che io penso di non averla mai vista in vita mia. Sicuramente dalla camera non si vedrà, però c'è proprio una nuvola, quasi non ve ne accorgete quando la spruzzate in viso ed ha anche un bel effetto fresco. Questa qui l'ho acquistata su Zalando Beauty, che tra l'altro vi consiglio perché ci sono un sacco di prodotti ottimi e spesso sono in offerta, come per esempio anche MAC. Nel flacone ci sono 100 ml e il prezzo si aggira intorno ai 17 euro, però adesso per esempio è in offerta con lo sconto del 20%, quindi l'ho già messa nella lista desideri perché a breve la acquisterò perché mi è piaciuta un sacco, l'ho utilizzata moltissimo appunto per l'estate perché a volte dopo aver preso il sole sentivo la pelle che tirava e questa qua mi dava proprio sollievo e la utilizzo anche prima di truccarmi, quindi ve la straconsiglio. Della stessa linea ho anche l'acqua micellare in mini size, però devo ancora finirla, quindi non vi so ancora dire un'opinione un pochino più completa su questo prodotto, ma la mist per il viso approvata e la ricomprerò. Poi, secondo prodotto preferito del momento, sotto consiglio di Francesca Pugliese, ho acquistato l'olio doccia della Occitan. Questa qui è una mini taglia perché comunque il flacone è un pochino più grande. Costicchia un pochino e visto che non avevo mai provato il prodotto, ho deciso di prendere la mini taglia che comunque mi è durata un sacco perché magari uso il mio gel doccia abituale e poi alla fine, prima di finire la doccia, passo un pochino questo e mi aiuta a non far seccare la pelle, soprattutto le braccia e le gambe. Dopo appunto magari aver preso il sole, eccetera, e di conseguenza mi aiuta a mantenere un pochino di più la bronzatura. Anche questo poverino sta finendo e sicuramente lo riacquisterò. Non so se lo riacquisterò subito dopo aver finito questo, perché ho un po' di gel doccia da finire, però sicuramente prossima estate lo riutilizzerò perché a me è piaciuto tantissimo e ve lo consiglio. Ah, non vi ho detto quanto costa, mi sembra che costi sui 9 euro e l'ho comprato su Amazon. Terzo prodotto, qui passiamo alla skincare e ho provato le nuove maschere di Garnier. Cioè, questa qui al cocco è una cosa allucinante, mi è piaciuta tantissimo, tant'è che questa qua è la terza che acquisto. E ho provato anche quella alla mandorla, però tra le due preferisco di gran lunga questa, anche perché io sono amante del cocco. Anche se non ho la pelle secca, l'ho usata soprattutto dopo aver preso il sole. L'ho sempre applicata la sera, quando magari sono lì sul divano che mi voglio rilassare, e dopo magari una giornata un pochino più intensa a spiaggia, dove ho preso un pochino più di sole, dove sentivo la pelle che tirava. Applicavo questa, la tenevo su un quarto d'ora e mi piaceva tantissimo. È molto molto ricca di siero, di più rispetto alle Hydra Bomb, se avete presente. Comunque Garnier, per quanto mi riguarda, le maschere in tessuto sono ottime. Ne fanno un sacco, diverse. Tra l'altro adesso su Acquasapone ho visto che c'era l'offerta dove abito io a 1 euro e
49 se non erro, quindi ho fatto un po' di scorta delle Hydra Bomb. Invece queste qua sono ancora a prezzo pieno perché sono nuove. Sono ottime secondo me. Forse c'è fin troppo siero perché purtroppo inevitabilmente vi rimane del siero comunque nella maschera. Infatti io poi vado un po' a scavare nella bustina e la applico ancora un pochino sopra la maschera in tessuto perché comunque mi spiace buttare via del prodotto. Però io ve la consiglio tantissimo e a me è piaciuta da matti e continuerò sicuramente ad utilizzarle. Questo qui non è una novità perché vi ho fatto un video dedicato, quindi se volete andarlo a vedere vi lascio il link nelle schede. Ho terminato la mia maschera per capelli di Coco and Eve al cocco e al fico. Questa qui è una maschera molto intensa per i capelli. Ho preso la mini taglia perché obiettivamente la full size costa 40 euro. E non avendola mai provata, non volevo rischiare di non trovarmi bene. Quindi ho acquistato questa qui su Sephora che costa 17 euro. All'interno avete 60 ml e se volete saperne di più su questa maschera andate a vedervi il video, comunque mi è piaciuta tantissimo. E non la riacquisterò a breve perché ho dei prodotti nuovi che mi devono arrivare. Non la riacquisterò subito, ma sicuramente il prossimo anno, la prossima estate, ci farò un pensierino. Un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo ultimamente sono i gel sopracciglia trasparenti e qui ne ho provati due. Ho finito questo qui di Anastasia Beverly Hills, che è una mini taglia che mi ha gentilmente omaggiato Sephora. Questo qui è il Clear Brow Gel. Nonostante sia una mini taglia, mi è durata anche abbastanza, però adesso davvero non ce n'è proprio più e quindi ho acquistato il gel, questo qui di Benefit, sempre nella mini taglia e anche questo mi piace tantissimo, lo utilizzo tutti i giorni e forse come fissaggio è ancora più, come si dice, più forte, sì. Ancora più forte di quello di Anastasia, però si asciuga anche prima, asciugandosi in fretta, quindi trovo che devo essere un pochino più svelta a pettinarmi bene le sopracciglia e metterle in piega. L'unica cosa che non mi piace tanto di questo prodotto è lo scovolino, perché è un po' flessibile, vedete, si flette un pochino, mentre quello di Anastasia è molto più rigido. Questo qui è diverso perché ha due parti, uno con i dentini un pochino più lunghi per pettinare e una parte invece ha i dentini un pochino più corti per andare a definire. Boh, io sinceramente mi trovo bene anche con lo scovolino classico di Anastasia, però la formula forse è meglio questa qui di Benefit. Se ci fosse una fusione dei due sarebbe perfetto, comunque ve li consiglio entrambi. Un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo, che tra l'altro non so perché solo adesso li ho acquistati, sto parlando dei pennelli di Essence, cioè questi pennelli costano niente e sono buonissimi, sono morbidissimi, cioè ma non so perché non li ho mai comprati, boh, cioè non so perché non li ho mai tenuti in considerazione, cioè sono degli ottimi pennelli. Questo qui angolato mi piace tantissimo per andare a sfumare magari l'ombretto nella piega. E questo qui, lo smudging brush, è fantastico per andare a sfumare la rima, per fare gli eyeliner sfumati, per mettere l'ombretto anche sotto la rima ciliare inferiore. Se vi può interessare, questo qui è l'Angled Crease Brush e questo qui appunto è lo smudging brush. Non ci sono i numeri, però penso che nello stand li trovate. Comunque pennelli occhi Essence non ne fanno tantissimi, quindi questi due ve li stra consiglio. Poi tra l'altro c'è bianchi con il rose gold, adoro. Un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo quest'estate e che continuerò ovviamente a utilizzare, ve l'ho già fatto vedere in praticamente tutti i video da un mese a questa parte, e sto parlando dell'Icon Perfect di Astra. Non ho mai tenuto in considerazione i fondotinta in gocce, non so perché, forse per la coprenza che è un pochino più leggera, però comunque con questo riesco a coprire le imperfezioni, quindi non so che pregiudizi avessi. Io ho preso la colorazione 03, che al momento è un po' chiara, infatti devo andare un po' pesante con il bronzer, però sicuramente più avanti sarà perfetto e per tutti i giorni ha una coprenza medio-bassa, diciamo.
Però l'effetto è seconda pelle, cioè sembra che proprio non avete nulla addosso. E mi raccomando, se fate lo swatch in negozio, aspettate un attimo perché il colore ossida e di conseguenza si scurisce. Quindi bisogna un attimo stare attenti. Purtroppo le colorazioni non sono tantissime, però se avete fortuna io ve lo consiglio tantissimo e costa 9 euro, quindi top. Tra l'altro, boccettino in vetro. Tanta roba. Un altro prodotto che ho adorato quest'estate e che continuerò ad utilizzare ovviamente, non ci avrei dato una lira, ma mi sono ricreduta subito. Purtroppo non ce l'ho qui perché ce l'ho in cabina a spiaggia, però è il turbante in microfibra della Tupperware. Non so se alcuni di voi la conoscono, la Tupperware fa oggetti per cucinare, diciamo, in poche parole, sicuramente le vostre mamme la conoscono, però oltre a fare aggeggi strani per cucinare, hanno anche tutta una linea dedicata alla microfibra, come per esempio il panno vetri, il panno per asciugare i piatti, il panno per lavare per terra, un sacco di roba, e ogni tanto fanno uscire qualche prodotto fuori catalogo, quindi in edizione limitata. E quest'estate hanno fatto uscire il turbante in microfibra, giallo fluo. Vabbè, io non sono amante del giallo fluo, però chi se ne frega, cioè devo asciugarmici i capelli e basta. Questo prodotto in particolare mi è stato regalato da mia suocera che lavora con la Tupperware, quindi non vi so dire quanto costa, però penso più o meno su una ventina di euro. Avevo già acquistato un turbante in microfibra, al supermercato, tipo, l'avevo pagato sui 5 euro, ma non mi era piaciuto perché comunque la microfibra era molto sottile, quindi non notavo grandi differenze dal turbante in microfibra a un asciugamano normalissimo. Però con questo turbante qua di Tupperware, che ha proprio un tessuto bello bello spesso, quando avevo i capelli lunghi, quando avevo i capelli lunghi, me lo portavo a spiaggia, mettevo i capelli ad asciugare in questo turbante. Lo tenevo più o meno 5-10 minuti e quando lo toglievo i capelli erano già tamponati, quindi cioè ottimo, soprattutto per chi ha i capelli lunghi, ha tanti capelli e fa fatica ad asciugarli ogni volta. Per me personalmente è stata una rivoluzione. Adesso, vabbè, non avrò grandi problemi ad asciugarli perché cioè, ho tipo 30 centimetri di capelli, quindi non è che sia. Però obiettivamente, soprattutto qui a casa dove ho un fondo a viaggio ancora, utilizzando il turbante in microfibra di una buona qualità, di conseguenza mi accorcia i tempi di asciugatura, quindi ottimo secondo me. Mi rendo conto che essendo un'edizione limitata per voi non è possibile reperirlo giustamente, cioè uno mi dice senti, cioè cosa mi dici che ti piace da matti, che poi io non riesco a trovarlo, cioè avete anche ragione, però so che ci sono dei turbanti in microfibra che lavorano comunque molto bene, quindi magari andate a vedere su Amazon e su Lookfantastic, soprattutto perché mi sembra che lì ce ne sia uno che ha delle ottime recensioni. A prescindere da tutto, se non avete mai provato il turbante in microfibra, io ve lo consiglio. Magari ecco, non quello da 2 euro che magari è sottile e non assorbe più di tanto, quelli magari di una buona qualità, quelli sicuramente non vi deluderanno. Ultimo prodotto, questo qui, me lo sto centellinando perché è una mini taglia e sto parlando del Sol de Janeiro, questo qui è il burro corpo al cocco. Anche questo è stato un omaggio di Sephora. A me è mai successo che mi regalano tutta sta roba in mini taglia, vabbè. Ha un profumo che se siete amanti del cocco e vi piacciono i biscottini al burro e cocco, questa crema sa di quello. Non saprei come altro descrivervelo. Il flacone lo finirò, ma temo di non acquistare la full size perché comunque costicchia. E quindi vabbè, mi godrò la mia mini size e poi le dirò addio. E ve lo consiglio soprattutto perché io non amo le creme che rimangono unte sul corpo. Questa qua si assorbe senza problemi e lascia il profumo per un sacco di ore, quindi super super consigliata. Faccio una menzione d'onore anche per la cipria di Too Faced. Questa qui è la Peach Perfect, sempre in mini taglia. Che novità! L'ho finita.
Mi è piaciuta tantissimo. L'unica cosa che non mi piace di questa cipria è il profumo, perché io non sono amante della pesca. A prescindere da questo, però, io ve la consiglio perché è un'ottima cipria, secondo me. E se non amate la profumazione di pesca come me, se volete un'alternativa un pochino più low cost, io ho anche la cipria in polvere libera di Vrocher e come trito sono praticamente identiche. Addirittura forse questa qua di Vrocher è ancora più sottile, ma di poco, e ha una profumazione leggerissima di mirtillo, penso. Sì, mirtillo, ma leggerissima, ed è sicuramente meno invadente del profumo della Peach Perfect. A prescindere, io ve le consiglio entrambe. L'unica cosa, ecco, se non siete amanti della pesca, questa non so se vi potrebbe piacere. A me non piace il profumo di pesca, però obiettivamente è un'ottima cipria, quindi l'ho utilizzata molto volentieri. Non so se la riacquisterò, però a prescindere dal profumo che non mi fa impazzire, la cipria è davvero ottima, quindi ve la consiglio. E quindi nulla, ragazzi, questi qui erano i miei prodotti preferiti del periodo. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto. Se è così, lasciate un mi piace e se non vi è piaciuto, fatemi sapere che cosa non vi è piaciuto, così mi aiutate a migliorare nei contenuti. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!